La conclusione, sintetizzando, probabilmente sarà la chiusura, non riusciremo a sostenere per lungo tempo questi rincari e quindi, ahimè, nonostante gli investimenti fatti, nonostante il lavoro profuso nelle nostre attività, nonostante siamo in una salvaguardia delle eccellenze italiane, medi produttori come me, ce ne sono tanti altri, fortunatamente, viva Dio, ma forse saremo veramente costretti a chiudere e quindi gettiamo la spugna. Il prezzo dell'energia elettrica, dei combustibili, i prodotti fitosanitari e il crollo produttivo dovuto alla siccità mettono in crisi anche i frantoi oleari con molte macine che rischiano lo stop. È iniziata sia pure lentamente la raccolta e la spremitura delle olive, ma secondo gli imprenditori la produzione sarebbe insostenibile anche perché i consumatori saranno poi costretti ad acquistare l'olio a prezzo al litro proibitivo. Si prevede un prezzo che va dai 12 euro a salire e così l'olio di oliva diventa un bene di lusso. Ma come se ne esce da tutto questo? Lo abbiamo chiesto a Giovanni De Marco, un imprenditore di Pontelatone nel Casertano, che gestisce un frantoio ultramoderno tra i più accreditati. Ma credo nemmeno né peggio degli altri settori. Purtroppo stiamo vivendo dei mesi drammatici, credo che soprattutto nel comparto agricolo già alcune filiere che hanno già iniziato le produzioni e finito le stesse prima del comparto olivicolo abbiano dovuto affrontare una problematica enorme, quello del caro energie, del caro bollette, del caro comunque alimentazione dei macchinari. Quindi, Sicuramente sarà raddoppiato rispetto all'anno scorso. sì, in alcuni casi forse anche triplicato, quindi veramente ci troviamo di fronte a una situazione drammatica perché capiamo che questi costi purtroppo poi vadano rispalmati sul consumatore finale che già è oberato da una serie di rincari su tutti i comparti che lo stanno. Ecco, quest'anno, vista la situazione, visti gli aumenti della bolletta, quindi la lavorazione, dove può arrivare il prezzo per litro, più o meno? Ma da stime approssimative, siamo all'inizio campagna, quindi non abbiamo ancora tutti i dati precisi, ma comunque credo che ci spingeremo sicuramente almeno a partire dai 12 euro al litro a salire, quindi già è veramente una stima fatta già conteggiando di non voler spalmare troppo sui consumatori finali, ma credo che sarà difficile probabilmente mantenere questa cifra, forse dovremmo addirittura salire anche oltre i 12 euro al litro, insomma. Qual è la qualità di quest'anno, secondo lei? La qualità, fortunatamente, almeno da questo punto di vista, quest'annata ci dà delle grosse soddisfazioni, ci sta dando inizialmente delle grosse soddisfazioni, quindi la qualità è eccezionale, come credo possano confermare, insomma, gli oli che abbiamo già fatto in questo momento. Se il caro energia dovesse continuare, quale potrebbe essere il suo futuro e quello dell'intero settore oleario? Io ti voglio ringraziare di questa domanda perché poi non si affronta mai fino in fondo quali possono essere le conseguenze di queste scelte sostanzialmente non fatte, probabilmente negli anni, perché sicuramente ci troviamo ad affrontare dei ritardi strutturali che vengono da lontano, insomma. La conclusione, sintetizzando, probabilmente sarà la chiusura, non riusciremo a sostenere per lungo tempo questi rincari e quindi, ahimè, nonostante gli investimenti fatti, nonostante il lavoro profuso nelle nostre attività, nonostante siamo in una salvaguardia delle eccellenze italiane, medi produttori come me, ce ne sono tanti altri, fortunatamente, viva Dio, ma forse saremo veramente costretti a chiudere e quindi gettiamo la spugna e ci daremo in pasto a quelle che sono probabilmente le multinazionali che ci mangiano. Avete già prenotazioni per quest'anno? Qualcosina sì, viva Dio, ma è fortemente ridotto rispetto agli altri anni e comprendiamo anche il perché ne parlavamo poc'anzi. I rincari su tutti i settori stanno mettendo il consumatore finale in una scelta, la scelta di naturalmente sopravvivere e probabilmente non potersi permettere dei beni che diventano quasi dei beni di lusso, perché a questi prezzi probabilmente sarà un bene di lusso, che non tutti quanti potranno permetterselo. Qual è il messaggio che lei vorrebbe lanciare alle istituzioni? Ma di sedersi sostanzialmente, di cercare insieme delle soluzioni, perché credo che noi, né noi né loro da soli riusciremo mai a trovarne, quindi probabilmente solo stando insieme e ragionando seriamente sui problemi che ci attanagliano, forse riusciremo a risolvere qualche cosina. Da Pontelatone è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.